E ancora una volta grazie al professor Zamagni che ha vinto le difficoltà per stare tra di noi e si sottopone, io dico un pochettino, al martirio del non poter toccare con mano le persone che ha di fronte. Però professore, siamo qui ad ascoltarla e grazie per quello che ci dirà. Bene, grazie molto. Buongiorno a tutti, sono veramente lieto di essere con voi in questa circostanza. Come è stato ricordato, un impedimento di natura tecnica non mi ha consentito questo piccolo disastro ferroviario accaduto ieri sera nella prossimità della stazione di Piacenza. Ho colto con vero piacere l'invito, sia per il titolo generale che è stato dato a questa vostra riunione, economia al servizio dell'uomo, che come è stato ricordato poc'anzi è anche il tema centrale delle giornate di Assisi dal 26 al 28 marzo prossimo, l'economia di Francesco. Ma soprattutto perché questo tema viene declinato all'interno della Casa Sollievo della Sofferenza. Conosco già, sono già stato a visitarla e mi sarebbe piaciuto rivederla. Perché sottolineo il senso del tema? Noi sappiamo che una distinzione importante che spesso viene confusa è quella tra dolore e sofferenza. Il dolore non è tipico degli esseri umani, anche gli animali avvertono dolore, ma solo gli esseri umani avvertono la sofferenza. E qual è la differenza? Che il dolore è legato ad una situazione fisica, di disagio fisico di un tipo o dell'altro. La sofferenza è associata all'abbandono. L'ammalato si lamenta non solo per il dolore fisico, che oggi, grazie alle terapie antidolore, alle cure palliative, in qualche modo può essere diminuito, ma perché si sente o pensa di essere abbandonato. Quando si sta male ci si sente abbandonati e questo provoca sofferenza, cosa che gli animali invece non hanno. C'è un esempio fondamentale. Gesù di Nazareth, quando è sulla croce, di che cosa si lamenta? Si è lamentato non per il dolore, che pure aveva, ma perché, quando dice Padre mio, perché mi hai abbandonato? E questo è ciò che lo faceva soffrire. Ecco allora perché è stata profetica all'inizio la denominazione di Casa Sollievo della Sofferenza. Nel vostro ospedale ovviamente si curano e lo fate ai massimi livelli, ma l'approccio che portate nella e cura tende anche a curare la sofferenza. Noi sappiamo che la medicina proviene da un'impostazione piuttosto antica, cosiddetta cartesiana. Per il paradigma cartesiano non esiste l'ammalato, esiste la malattia. Il medico, si diceva fino a tempi recenti, deve curare la malattia e non dico disinteressarsi, ma non occuparsi più di tanto dell'ammalato. Ecco che invece l'approccio che si sta ormai diffondendo e che è stato catturato dall'articolo 5 del nuovo codice deontologico della professione degli infermieri recita: il tempo della relazione è tempo di cura. Questo articolo 5 ha qualcosa di rivoluzionario, perché cosa vuol dire che il tempo che il medico o l'infermiere destina all'ammalato va considerato tempo di cura? Vuol dire riconoscere che la relazione che si instaura tra medico, infermiere e ammalato è parte costitutiva della cura. Ecco allora perché ho apprezzato e continuo ad apprezzare questa sottolineatura vostra sulla sofferenza, sollevare, portare sollievo al sofferente, eccetera. Detto questo, qual è il tema specifico su cui nei minuti che ho a disposizione intendo richiamare la vostra attenzione? Prendo le mosse da questa considerazione. Tre sono i modelli di welfare che si sono finora realizzati nel mondo occidentale. Il primo è il cosiddetto welfare capitalism. 1919, l'anno in cui in America un gruppo di importanti industriali come Ford, Rockefeller, Carnegie, eccetera, firmano fra di loro un patto nel quale si dice: noi dobbiamo prenderci cura e farci carico delle situazioni di benessere dei nostri dipendenti e dei membri delle loro famiglie.
Nasce così il welfare capitalism, noto anche in Italia come welfare capitalistico. L'idea di base è che sono le imprese che devono farsi cura, prendersi cura dei propri dipendenti come, e dei membri delle rispettive famiglie. E qual è il principio che regola questo modello? È il principio di restituzione. In inglese restitution principle, cioè l'impresa deve sentirsi moralmente obbligata a restituire ai propri dipendenti parte degli utili o dei profitti che ha realizzato grazie anche al loro concorso. Qual è stato il punto di forza di questo modello? L'efficienza, perché chiaramente gli imprenditori sanno essere efficienti, ma qual è il punto di debolezza? Il punto di debolezza è che non garantisce l'universalismo, perché chi ha la fortuna di lavorare nelle imprese che avevano sottoscritto il patto vedeva tutelate le proprie esigenze, ma gli altri, la gran parte, no. Ecco allora perché alcuni anni dopo, per l'esattezza 1942, in Inghilterra viene approvato in tempo ancora di guerra il cosiddetto pacchetto Beveridge, dal nome del parlamentare che se ne era fatto carico. E nel 42, nel pacchetto Beveridge, nasce il Servizio Sanitario Nazionale, o meglio, si delibera, la nascita avverrà sostanzialmente nel 1948. In Italia ci sono voluti 30 anni, 1978, per vedere attuato il Sistema Sanitario Nazionale. E in quel pacchetto, oltre al sistema sanitario, la scuola gratuita per tutti fino a 14 anni, l'assistenza e via. Qual è l'idea di questo modello? Il welfare state. State vuol dire Stato. E l'idea è che è lo Stato, non le prendersi cura dei bisogni, nei diversi ambiti, dei propri cittadini. E qual è lo strumento che regola e attualizza questa idea? È lo strumento della redistribuzione, mentre quello del modello americano era la restituzione, la redistribuzione che avviene a mezzo della fiscalità generale. Lo Stato preleva tasse da chi è più abbiente e utilizza questo per finanziare le spese nei diversi ambiti, eccetera. Ora, il welfare state, idea dal punto di vista teorico risale al grande economista inglese Keynes, che qualcuno di voi sicuramente avrà sentito se non altro nominato, è stata una grande conquista di civiltà. Su questo non ci sono, perché riconoscere l'universalismo, non che noi oggi diamo per scontato, fino ad allora non era affatto così, perché si diceva la situazione di vita dipende dalla natura, dipende dal fato e ognuno doveva farsi carico. Però nel corso del tempo il successo del welfare state, che dall'Inghilterra poi si trasmette ad altri paesi tra cui l'Italia, e come il sistema sanitario nazionale, è stato modellato pari pari su quello inglese, mentre la Germania lo ha modificato in certe parti, la Francia pure, però direi che l'Italia, l'Europa, con alcune varianti, ha adottato quel sistema. Dicevo, cos'è accaduto a partire dalla fine degli anni 70? Che il welfare state ha, come dire, prodotto i propri anticorpi, come quando si prendono troppi antibiotici, voi mi insegnate, poi sappiamo quel che succede. E cioè, il welfare state ha avuto questo punto di forza nel garantire l'universalismo. Qual è il punto di debolezza? La insostenibilità. Quale insostenibilità? La prima è la insostenibilità finanziaria. Perché, adesso qui non ho la lavagnetta, ma si fa presto a immaginare, la curva che rappresenta l'andamento nel tempo dei ricavi ottenuti dallo Stato attraverso la tassazione è sostanzialmente una semiretta che parte dall'origine degli assi cartesiani. Mentre la curva che rappresenta i costi è rappresentata da una curva esponenziale. Immaginate una curva esponenziale, cioè che con l'andare del tempo il tasso di crescita aumenta. Questo è un punto che molti non riescono a capire, non so perché in Italia, pur spiegando, perché pensano che ci sia una proporzionalità diretta, invece non è così, perché il gettito fiscale dipende dagli andamenti del ciclo economico. Se un paese,
l'Italia entra in recessione o in crisi economica, il gettito fiscale diminuisce, ma mica diminuiscono i bisogni di salute delle persone. Ecco il punto. Non solo, ma il progresso tecnico-scientifico nella sanità ha un effetto perverso, che anziché diminuire i costi, come avviene in tutti gli altri settori dell'economia, li aumenta. Oggi una lastra di raggio X costa quasi niente, però non la vogliamo fare, perché sappiamo che con i raggi X più di tanto non si vede e poi c'è sempre il rischio delle radiazioni e così via. Vogliamo la risonanza magnetica, l'attacco, eccetera, eccetera, l'attacco nucleare, e queste costano. Cioè dire, mentre negli altri settori un telefonino oggi costa 20-30 euro, molto di meno di quanto costava 20 o 30 anni fa, nella sanità il progresso tecnico, proprio perché introduce nuove tecnologie, nuovi strumenti diagnostici, eccetera, fa aumentare i costi. Ma perché? Ma perché in ambito sanitario non si possono ottenere quelli che in economia si chiamano le economie di scala. Quando Apple ha immesso nel 2001 l'iPad, nel giro di pochi mesi ne vendette 2-3 miliardi. E quindi è chiaro che il prezzo poté diminuire. Ma in ambito sanitario, se io invento la gamma Knife, che è questa nuova macchina che, voi sapete, interviene per debellare piccoli tumori al cervello senza operare, eccetera, e non la si può applicare a tutti, perché se uno non ne ha bisogno, non la usa. Ecco allora il primo punto, la insostenibilità finanziaria. Con l'andare del tempo, la differenza verticale tra la curva che rappresenta l'andamento dei costi e la linea che rappresenta l'andamento dei ricavi è andata aumentando. Ora, fino agli anni 90, cosa ha fatto i nostri stati, compreso quello italiano? Debito pubblico. E quindi si è accumulato il debito pubblico. Notate, nota a piè di pagina, sino alla metà degli anni 70, l'Italia non aveva il debito pubblico. Non aveva debito pubblico. Metà degli anni 70 in poi, oggi abbiamo raggiunto la cifra di circa il 130% del PIL. E sappiamo, per ragioni a tutti note, che non lo possiamo aumentare. Ed è così allora che nell'ultimo ventennio sono cominciate quelle cose che sappiamo, la lista d'attesa, la compartecipazione ai cosiddetti ticket e via discorrendo, e soprattutto la non disponibilità aperta, per cui a livello di principio rimane l'universalismo, però a livello pratico non sempre questo è garantito. Pensate anche a un fenomeno che vi riguarda, la cosiddette migrazioni sanitarie dal sud al nord. Io abito a Bologna, ho una figlia che è ematologa, Sant'Orsola di Bologna, è anche docente universitaria, e lei mi racconta il flusso di malati del sud che vengono qua, ma non perché al sud manchino le teste pensanti, ci mancherebbe altro, ma perché l'organizzazione di tipo statale che è stata data non consente di ottenere gli esiti da tutti sperati. Ecco, la seconda, direi, lacuna che il welfare state nel corso del tempo, dopo la fase iniziale di grande successo, è la deresponsabilizzazione. E questo è molto, molto, almeno a me sta molto a cuore. Cioè il cittadino si è sentito deresponsabilizzato, perché se a tutto pensa lo Stato, celebre la famosa battuta di Beveridge: lo Stato deve prendersi cura del cittadino dalla culla alla bara. Viene ancora oggi ripetuta. Fu lui a pronunciarla nel 1942 nel Parlamento di Westminster a Londra. Allora, se a tutto deve pensare lo Stato, perché mai io cittadino dovrei mettermi in gioco? Ovviamente sappiamo le notevoli eccezioni che il mondo del nostro volontariato, delle nostre organizzazioni di varia denominazione, però a livello di cultura popolare l'atteggiamento è: c'è lo Stato che ci pensi lui, e questo vale anche per le imprese. Le imprese e i cittadini ti dicono: noi paghiamo le tasse, quando si pagano, e paghiamo le tasse, quindi ci sentiamo esonerati dall'assunzione di qualche altra responsabilità. Ecco allora, queste due forme di insostenibilità, finanziaria l'una, culturale, civile l'altra, hanno fatto sì che con l'inizio del nuovo secolo, quindi meno di 20 anni, si sia cominciato a parlare di un terzo modello di welfare, che chiamiamo welfare civile.
altri lo vogliono chiamare welfare generativo, ma non è una questione di parole, la sostanza rimane la stessa. Cioè dire un welfare civile che ha come suo obiettivo quello di mantenere quel punto di forza di cui ho detto, l'universalismo. E questa è una conquista di civiltà che non può essere negata. E al tempo stesso però superare le carenze di cui ho fatto parola poc'anzi. Allora la domanda diventa, questo welfare civile o welfare generale in che cosa concretamente si manifesta? Abbiamo detto che il principio regolativo del welfare capitalist è la restituzione, il principio regolativo del welfare state è la redistribuzione, il principio regolativo del welfare civile è il principio di reciprocità. E a me, ma non solo a me, dispiace che la gente non riesca ancora a capire cos'è il principio di reciprocità. Lo confonde con il principio dello scambio. Ma lo scambio è una cosa, quella che facciamo tutti i giorni quando andiamo a comprare i giornali, il caffè, eccetera. E chiediamo e dobbiamo pagare il prezzo, ma la reciprocità è completamente diversa. Soprattutto un cristiano deve sapere che la religione cristiana è quella che più di ogni altra ha sempre esaltato il principio di reciprocità. Perché la salvezza ci è donata da Dio. Ma siamo noi che dobbiamo decidere se accettarla o no, perché noi possiamo anche decidere di non salvarci, come ben sappiamo e come in tanti esempi nella storia millenaria della Chiesa ci hanno insegnato. Ebbene, questo welfare civile, quale ha detto il principio regolativo, come si struttura? Ecco il punto. Si struttura mettendo in interazione fra di loro, in maniera però non una volta ogni tanto, ma sistemica, i tre vertici del triangolo magico, e cioè l'ente pubblico, che sia lo Stato o la ragione non importa, il mondo delle imprese, terzo, il mondo delle quegli enti che oggi si chiamano in Italia enti di terzo settore e che comprendono la galassia che va dai il volontariato, l'associazionismo, imprese sociali, cooperative sociali, fondazioni come appunto la vostra e via discorrendo. E qual è il punto base? Questi tre soggetti devono fra di loro interagire per, primo, definire le priorità degli interventi, secondo, reperire le risorse necessarie, terzo, definire i modi di gestione. E qual è concretamente il nome che si dà a questo modello organizzativo? È il principio di sussidiarietà circolare, ma non quella orizzontale, che sia ben chiaro, perché la sussidiarietà orizzontale è altra cosa. Nella sussidiarietà orizzontale è l'ente pubblico che decide lui le priorità, cosa si deve fare, a chi, eccetera, e poi affida attraverso il meccanismo delle convenzioni o delegare al massimo ribasso ad enti di terzo settore la gestione operativa. Ma nella sussidiarietà orizzontale l'ente di terzo settore, che è espressione della società civile organizzata, deve solo eseguire al meglio delle sue capacità per ottenere ovviamente il pagamento di quanto inizialmente è stato pattuito. Nella sussidiarietà circolare non è così, perché tutti e tre i soggetti devono interagire in condizioni di parità, senza che qualcuno prevarichi sugli altri due, per appunto definire le priorità, le risorse e le modalità di gestione. Mi piace sempre ricordare a questo riguardo, a questo proposito, che il principio di sussidiarietà circolare viene per la prima volta formulato, non con questa parola che allora non esisteva, nel 1274 in uno scritto di Bonaventura da Bagnoregio, e noi però ce lo siamo dimenticati. Se fosse vivo Padre Pio sarebbe potuto, perché Bonaventura da Bagnoregio è stato il secondo San Francesco. Come sappiamo, dopo la morte del grande santo, e anche come succede in tante famiglie, i frati hanno cominciato a litigare, a discutere fra di loro. E se non ci fosse stato la straordinaria capacità di Bonaventura da Bagnoregio, che insegnava filosofia allora,
all'Università Sorbona di Parigi, quindi pensate il livello qualitativo della sua intelligenza, probabilmente l'ordine si sarebbe frantumato, ma lui riesce a trovare la sintesi, l'unità nella diversità. Ebbene, in questo scritto del 1974 lui formula quello che oggi noi chiamiamo il principio di sussidiarietà, perché essendo non solo molto intelligente ma molto buono, aveva capito, e lo ricordava prima il collega che, al quale va la gratitudine per quella presentazione fin troppo eccessiva, ma lui probabilmente buono e generoso, quindi bisogna fare un po' di taglio, ha ricordato quando ha pensato alla struttura dell'ordine sociale basato sui tre pilastri dello Stato, del mercato e della comunità, dove comunità vuol dire la società civile che si organizza. Ecco allora qual è la caratteristica di base del modello di welfare civile. Qualcuno mi dice, ma su questo io non ho dubbi, non solo io, questo si avvererà, è solo una questione di tempo. Perché? Perché bisogna aiutare e aiutarci reciprocamente a capire che il vecchio modello non è più sostenibile. E allora molti, o meglio, mi correggo, alcuni, preferiscono non parlarne perché vogliono che il modello di welfare state cada così in basso da portare poi ad adottare implicitamente il modello americano del welfare capitalist. Ma questa è una battaglia che noi non possiamo perdere, soprattutto i cattolici, i cristiani in questo paese, perché qui è in gioco qualcosa di veramente importante. Perché molti ragionano così, il welfare state non ce la fa più, allora affidiamo tutto al privato for profit, cioè alle imprese che operano con l'obiettivo del profitto, che è esattamente quello che da sempre si è fatto in America, ma noi sappiamo come sono le condizioni di vita sanitarie in America, non ho tempo qui di dirle, ma voi sicuramente che siete del mestiere le conoscete, nonostante che stiamo parlando di un paese, primo paese ricco del mondo, eccetera, eccetera. Ecco allora perché bisogna ragionare, perché se noi non correggiamo il modello ereditato dal passato di welfare state, nel senso che ho indicato, portarlo verso l'applicazione concreta della sussidiarietà circolare, il rischio è di andare verso la privatizzazione. Quello che dobbiamo capire e dire è che la destatalizzare in parte non vuol dire privatizzare, ma c'è un'altra via che è quella della socializzazione. E molti confondono. Ma perché? Ma perché pensano che se una cosa non è pubblica, è privata. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Chi dice così dimostra di non, proprio non sapere. Perché c'è la terza forma che la nostra Carta Costituzionale prevede, che è la forma appunto del civile. Se noi rileggiamo l'articolo famoso 32 della Carta Costituzionale, cosa leggiamo? La Repubblica tutela la salute. La Repubblica, ma non lo Stato. Perché lo Stato è una cosa e la Repubblica è un'altra. La Repubblica è più dello Stato, perché nella Repubblica c'è lo Stato, ci sono i soggetti dell'economia, privati dell'economia, ci sono quelli che noi chiamiamo i corpi intermedi della società. Cioè, ecco perché questo errore concettuale che continua a dominare, per colpa ovviamente nostra, probabilmente, degli cosiddetti intellettuali, che o non studiano o insegnano in maniera sbagliata. L'articolo 32, lo ripeto, non dice lo Stato tutela, dice la Repubblica, ma la Repubblica, termine latino, res publica, vede, e ce l'avevano ricordato i nostri antenati romani oltre 2000 anni fa, non ha soltanto e non vede soltanto il ruolo di chi ha il potere formale, l'esercizio del potere formale, ma anche di tutti quei corpi intermedi che, come ho detto, definiscono il terzo settore. Ecco allora che, così come l'articolo 118 della Costituzione italiana, che è stato cambiato nel 2001. Andiamolo a rileggere. Cosa dice l'articolo 118? Che nel soddisfacimento dei bisogni sanitari, educativi, eccetera, noi qui ci focalizziamo sulla sanità, lo Stato non è l'unico titolare per soddisfarlo. È un titolare, o meglio, è un co-titolare, che ha un ruolo importantissimo, che sia ben chiaro, ma non è l'unico. Quindi come dal punto di vista giuridico costituzionale abbiamo la copertura, perché la nostra Carta Costituzionale e i padri costituenti
furono molto bravi allora, nel dopoguerra, avevano esattamente in mente, anche se la parola allora non esisteva, il modello di welfare civile. Ecco quindi che oggi ci troviamo a questo punto di svolta che ci permette di compiere un balzo avanti. Non sto a tediarvi con le cifre, ma voi sapete che la spesa sanitaria in Italia è per il 75% circa di fonte pubblica e rimanente 25% cosiddetta privata. Però la cosa strana, ed è questo è tipico dell'Italia rispetto agli altri paesi europei, è che 25% di spesa sanitaria privata è per il 90% out of pocket, si dice. In inglese, cioè è pagato direttamente dai cittadini e solo il 10% è intermediata da enti non profit come la vostra fondazione e le mutue, le cosiddette mutue sanitarie integrative e via. Questa è una stortura che non può essere tollerata e in Europa gli altri paesi ci prendono in giro perché ci dicono ma com'è che voi, perché mentre la spesa pubblica, cioè statale, è in linea con la media europea, perché ho detto 75% in Italia, la media europea è del 78%, quindi siamo in linea, la stortura è in rimanente 25%, e cioè il 90% di quel 25% è speso direttamente dai cittadini, da ognuno di noi quando va in farmacia o quando va a prendere un risultato di un esame e via discorrendo. La seconda osservazione importante è quella che riguarda la ricerca in ambito sanitario. E qui io non capisco perché ancora in Italia questo problema non si sia sollevato. Finora si è parlato solo del problema di cui ho parlato un minuto fa. Si tratta di questo. La ricerca sanitaria perché ha e sempre più avrà un ruolo importante? Perché mentre fino al 1990, primi anni 90, si pensava che la salute fosse una conseguenza dello sviluppo economico, cioè l'argomento era prima un territorio, una regione, una nazione deve svilupparsi economicamente, deve avanzare. Poi, quando avrà ottenuto questo risultato, ci saranno risorse per migliorare la salute. A partire dagli anni 90 si è invertito il nesso. Finalmente si è capito che la salute, lo stato medio di salute, è un fattore di sviluppo. Voi direte, ma cosa vuol dire concretamente? Che bisogna smettere di pensare alla spesa sanitaria come spesa di consumo, bisogna parlarne come spesa di investimento. E voi medici dovreste avere l'orgoglio di dirlo questo, perché se si continua a pensare che la spesa sanitaria è spesa per consumi, come è la spesa per comprarsi l'automobile, per andare a passeggio, in vacanza, eccetera, noi non usciremo. Bisogna dire che investire in sanità è un modo non solo di migliorare la salute, ma anche di migliorare la performance economica del paese o della comunità. E su questo abbiamo piene di statistiche che lo dimostrano. Cioè quando in un territorio la salute media è alta, la produttività è alta e quindi è più alto il tasso di crescita. Ecco allora, pensare alla spesa sanitaria come investimento cambia la prospettiva. Mi direte voi, ma concretamente? Concretamente dovete sapere che fino al 1992 lo Stato italiano non investiva una lira, allora c'erano le lire, nella ricerca sanitaria. È solo dal 92 e oggi investe molto poco. E ovviamente ti dicono che i soldi non ci sono. Fatto sta che il 69% dei fondi per la ricerca in ambito sanitario, medico-sanitario, proviene dal non profit e in parte la vostra fondazione, il vostro ospedale, non solo cura gli ammalati, ma sta facendo ricerca, anche se non sempre vi viene riconosciuto. Quindi il motivo per cui abbiamo bisogno di un welfare civile applicato all'ambito sanitario è, primo, quello di cui ho detto, ma secondo, perché dobbiamo aumentare le risorse destinate alla ricerca scientifica di vario tipo in ambito sanitario. E questo è anche un modo per restituire, lasciate che ve lo dica, dignità alla professione del medico.
Non possiamo ridurre un medico soltanto a uno che applica al caso specifico conoscenze che ha acquisito negli anni dell'università o in altre occasioni. Il medico deve diventare ricercatore e non sta scritto da nessuna parte che per essere ricercatori bisogna essere professore universitario o ricercatore universitario. Questo è il nostro malvezzo. Per cui teniamo questa, tant'è vero, c'è ancora la dicotomia ospedalieri e universitari negli ospedali. Cioè tu sei medico ospedaliere o sei medico universitario, con l'implicazione che quello universitario è di serie A e quello ospedaliero di serie B. Ma non si può andare avanti così. Questo è offensivo della dignità, oltre che non essere, come dire, capace di generare novità, eccetera. Perché sappiamo che nella realtà molti medici cosiddetti ospedalieri fanno più ricerca degli altri, oppure fanno ricerca assieme agli altri e ottengono risultati di grande momento, eccetera. Ecco allora perché è necessario che si vada verso un modello di questo tipo. E quindi l'ente pubblico, che continuerà sempre a giocare un ruolo, però deve smettere di avere l'arroganza che sta avendo. Ci sono differenze, perché la sanità in Italia è stata affidata alle regioni, quindi noi non abbiamo un sistema sanitario, ne abbiamo 16, tante quante sono le regioni, 16-17. E questa è una lacuna che... Perché? Perché evidentemente non è tollerabile che nei confronti di un obiettivo come quello della salute delle persone, con tutto ciò che questo significhi, ci possano essere differenze importanti tra una regione e l'altra. E quindi non possiamo tollerare che l'ente pubblico, chi lo rappresenta, dica che lo comando io perché sono stato eletto. Come sei stato eletto? Tu sei stato eletto per raggiungere il bene comune, non per fare quello che la tua parte politica ti ha suggerito di fare. Perché non possiamo rendere oggetto di contestazione dialettica politica un ambito come quello della salute. Potremmo farlo in ambiti strettamente economici quando si tratta di decidere se fare questa opera piuttosto che l'altra. Ma nei confronti della salute non si può dire che sono di centro, di destra o di sinistra. Ma che discorsi sono? Eppure vediamo, e gli esempi ne abbiamo, e sicuramente anche voi li conoscete, tanti casi in cui la gestione sanitaria è oggetto di disputa politica. E questo, capite, non può durare. Ecco allora perché favorire la discussione in questi termini e soprattutto rilanciare il ruolo delle strutture sanitarie cosiddette non profit, come è la vostra, che sono strutture che sono private dal punto di vista giuridico, ma non perseguono il fine del lucro da redistribuire tra chi è azionista o ha investito, è oggi una operazione urgente e della massima rilevanza. E quando io vedo il discorso viene impostato in questi termini, anche coloro i quali erano piuttosto restii si convincono. Che non vuol dire che la sanità privata for profit non abbia un ruolo, ce l'ha un ruolo, però deve, ecco perché il triangolo ente pubblico, imprese private e enti del non profit, devono interagire, evitando che ad esempio il privato for profit fagociti il privato non profit, e in alcune parti del nostro paese questo sta avvenendo. Adesso in questi ultimi tempi di occupare di altre questioni, ma fino ad anni recenti, io stesso ho fatto parte del consiglio di amministrazione per 12 anni dell'ospedale Bambin Gesù di Roma, o meglio, si dice di Roma, ma bisogna dire Città del Vaticano, perché il luogo dove è il Bambin Gesù è extraterritoriale, appartiene alla Città del Vaticano. E in quei 12 anni ne ho viste di cose, ho imparato moltissimo dai miei colleghi medici, varia denominazione, e ho visto qual è appunto il modo con cui viene affrontato il tema della ricerca. Voi sapete che la ricerca da Bambin Gesù è ai livelli più alti della frontiera delle conoscenze, ad esempio in ambito europeo, assieme al Gaslini, eccetera. Ma perché? Prima non si faceva, ma perché abbiamo avviato una battaglia come quella di cui vi ho detto poc'anzi e alla fine si è vinto. Ecco, l'augurio che io rivolgo a tutti voi è esattamente questo. Dovete mentre continuate come avete fatto, rafforzate ancora di più il comparto della ricerca, e c'è il modo di ottenere risultati.
l'ha ottenuto il Babbo Gesù, non si capisce perché non lo possiate fare voi altrettanto, eccetera. Perché fra di voi ci sono delle competenze, ci sono delle capacità che meritano di essere sviluppate. Non è tollerabile che si consideri soltanto come dei meri operatori o dei meri esecutori, eccetera. Chiudo con una metafora che mi è piaciuta. Voi sapete che nel mondo ci sono delle specie animali che giungono alla vita in un ambiente che è già pronto, già formato, e il loro unico problema è il cosiddetto adattamento ottimale a quell'ambiente. Trovare il modo di adattarsi per la sopravvivenza, eccetera. Ma ci sono altre specie animali, in numero minore, ma ci sono, che giungono alla vita in un ambiente formato, ma mentre vivono cercano di cambiare il contesto in cui sono calato. Qual è l'esempio tipico? Quello del castoro. Il castoro costruisce degli sbarramenti, come dire, delle piccole dighe, e nel fare questo consente all'acqua piovana o di altra origine di formare come dei laghetti nei quali trovano vita delle specie animali che altrimenti non potrebbero vivere. Ecco l'immagine che voglio veicolare. Il vostro ospedale, come quello di tanti altri, un altro vostro, è come il castoro. Voi operate e, mentre operate, giustamente difendete i vostri interessi, ma mentre fate quello che state facendo, create le condizioni per consentire ad altri soggetti, anche in altri luoghi, di fare altrettanto. Questa è la prospettiva di chi ama il concetto di bene comune. Cioè dire, la casa sollievo della sofferenza è un castoro, perché non solo fa bene quello che fa, ma opera per dare, nelle forme più varie, la possibilità ad altri di seguire il vostro esempio. E non dimentichiamo mai quello che diceva il grande Aristotele, quando diceva la virtù è più contagiosa del vizio. A una condizione, che venga fatta conoscere. Ecco perché nel Vangelo cosa leggiamo? Nessuno accende la lampada e la mette sotto il moggio, ma la mette in cima. Che vuol dire che quando si fa il bene, bisogna farlo conoscere. Perché? Non per menare vanto o per vanità, ma per far capire e far toccare con mano che è possibile un modo diverso di realizzare la vocazione, in questo caso in ambito medico e così via. In altre parole, non c'è solo la beneficenza di cui gli enti non profit hanno bisogno, ma c'è anche la benedicenza. Bisogna dire bene. E allora io vi invito ad aumentare il tasso di benedicenza nei vostri confronti, perché secondo me non vi si riconosce tutto quello che voi state facendo e per il quale giustamente meritate. Non la ricompensa, e questo è il punto, ma il riconoscimento. Quando voi siete riconosciuti, automaticamente operate sul fronte della virtù, che è sempre più contagiosa del vizio. Grazie dunque, scusatemi per la mia assenza e spero di rimediare in una prossima occasione. Buon lavoro e soprattutto state in forza. Grazie, arrivederci allora, buon Natale davvero. Un attimo, professore, perché c'è il Sua Eminenza che vuole farle una domanda. Sì, la domanda di Sua Eminenza è fondamentale. No, è fondamentale. Volevo chiedere, in questo terzo modello, la famiglia che posto ha? Giusto. Grazie Eminenza, vede che era fondamentale la sua domanda. Nei limiti di tempo che sono stati assegnati non ho potuto sviluppare qui. Però è evidente che quando uno pensa al modello Stato, mercato, comunità e si chiede la parola comunità a che cosa fa riferimento? Fa riferimento a tutti quei soggetti tra i quali la famiglia gioca un ruolo fondamentale. Il punto è esattamente questo. Noi tendiamo, lo dicevo prima, nell'ambito sanitario a
curare e guardare la malattia e non il malato. Ma l'ammalato è sempre parte di una famiglia, che sia grande o piccola. Quindi cambiare prospettiva e guardare alla figura in primis del malato vuol dire pensarlo come legato ad un reticolo di soggetti che si chiamano padre, madre, fratelli, sorelle, figli, eccetera. Quindi in questa concezione di sussidiarietà circolare è chiaro che la famiglia e meglio ancora le reti familiari giocano un ruolo fondamentale. Cosa ho detto? Che tre sono i punti: decidere le priorità degli interventi, trovare le risorse, e le imprese private le risorse ce le hanno, credetemi, e ce ne hanno tante, e anche se a volte non emergono. Terzo, la comunità nelle sue espressioni. Ma quando io pongo il problema di definire le priorità, non possiamo affidare questo compito a chi ha una carica politico-amministrativa. Dobbiamo chiedere di far intervenire le famiglie, perché sono loro che sanno qual è la situazione reale di bisogno, sono loro che ci portano l'informazione su come nei diversi contesti di vita, grandi quartieri o meno che siano, come si trova la situazione di vita delle persone. Ecco perché noi dobbiamo restituire alla famiglia il ruolo che per troppo tempo le è stato negato, e di questo ci dobbiamo battere il petto tutti, eh? Ci dobbiamo battere il petto anche, devo dirlo, noi cattolici, perché su questo fronte non abbiamo fatto nei decenni passati quello che avremmo potuto fare, perché siamo stati troppo tempo colpiti da un eccesso di individualismo libertario che ha focalizzato l'attenzione solo sull'individuo. Ma l'individuo non esiste, è un'invenzione, perché esiste la persona, non l'individuo, e la persona, come sappiamo, è intimamente relazionata con la famiglia, con gli altri e così via. Ecco perché, se vogliamo dare veramente il ruolo che spetta alla famiglia, non c'è altra alternativa. Nel welfare state la famiglia conta niente, niente, niente. Basta andare a prendere le leggi e leggere i regolamenti con attenzione. Nel welfare capitalist la famiglia conta paradossalmente di più. In effetti in America conta, ma qual è il prezzo che paga quel modello? Quello che ho detto, la mancanza di universalismo. E oggi in America, voi sapete quanti sono i decine di milioni di americani che non hanno nessuna copertura e che muoiono per strada, ma muoiono in senso non metaforico, in senso proprio. Quindi noi dobbiamo evitare i due estremi. Grazie professore. Grazie. Grazie. Arrivederci, ciao. Noi salutiamo il professor Zamagni augurandoci di averlo ancora una volta tra noi proprio fisicamente.